Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey Chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo Let's Play di Bully. Allora, quest'oggi dovremmo usufruire delle acquista delle uova da portare a casa di Ted. Ok, molto bene, possiamo andare avanti. Scusatemi, sì, dall'Emporio, se sì, ho capito dove trovare le uova. Uova. Dolcino, mazzo di fiori, lattine, uova. Quanto costano? $1.50. Stavo dicendo €1.50. Che stronzata. E ragazzi, stiamo pure per violare il coprifuoco. Allora, se non è troppo distante. Comunque ragazzi, sì, come potete ben vedere, al nostro Jimmy ho dovuto un attimo modificare dei pantaloni e poi ho dovuto comprare per forza la bigiotteria. E poi per poter entrare nella zona dei, non mi ricordo come si chiamano questi qua, ho dovuto per forza spendere $17. Vai Jimmy, vai. Scusate, no, non faccio nessun taglio, perché mi ricordo che sta missione si doveva fare di notte. Uso lo skateboard inerente a Bart Simpson, se vi ricordate. Olè. Comunque, sono molto contento che la serie vi sta piacendo. E non mi ricordo a che capitolo siamo, mi pare al 2 o al 3, non mi ricordo. Però con molta tranquillità adesso possiamo andare. Allora, cominciamo. Ah, me la ricordo sta missione. Dovevamo buttare delle cose, mi pare. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. Inbred, am I? You're going back to the poorhouse. Dovevano addirittura prendere il modo di Ted. Keep running, it won't help. Dobbiamo evadere. Vai, io uso la fionda, non mi domandate il perché. Violenza con le armi. Oh dear, Hopkins. Seems you don't have a key. Vai. Vai, Jimmy. Mali estremi. Aspetta. Score. Very funny. I'm gonna lay you out. Ah, sono i fighetti. Sono i fighetti. Le uova sono disponibili nella tua stanza. Molto bene.
Ok, ragazzi, considerando che abbiamo pure violato lievemente il coprifuoco della scuola, vorrei un attimo prendere una fermata così andiamo subito a scuola. Poi mi vorrei un attimo comprare. Ok, torniamo a scuola, dai. No, ragazzi, non stoppo perché andiamo prima a dormire. Andiamo prima a dormire e poi con calma ci facciamo tutto. Molto bene, ok. Allora, mi servono. Allora, dato che il ciclo deve essere tutto quanto ripristinato e c'è anche la nostra Lady. Allora, prima di fare ciò, prima che inizia il coprifuoco, infatti mi sembrava troppo strano che il coprifuoco ancora non c'era. Vai, ci prendiamo una bevanda. Molto bene. Ok, possiamo andare a dormire. Lo so, lo so, Casey, aspetta un attimo. Aspetta, limoniamo domani, perché adesso dobbiamo un attimo fare una cosina. Preferirei andare a dormire con tutta calma, in modo che possiamo esuberare tutto. Molto bene. Allora, dormiamo innanzitutto. E dato che la missione è qua vicina, è inutile fare un piccolo taglio. Ci rivediamo direttamente domani. Direttamente domani qui. Ho voluto prendere un bel po' di cosine. Ah, comunque con la chimica sto andando molto alto. Ok, la missione, dato che è qui, la faremo. Gara al Bulwurf Vale. Ah, non mi dire che forse è la gara delle biciclette, se non ricordo male. Hey Pete, where is everybody? Oh Jimmy, it's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come You on. both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. Buy shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Ragazzi, che cosa vi avevo detto io? Vi avevo detto che era la gara delle biciclette. Allora, mi pare che non incombe sul fatto che non. Ok, prendiamo la bici. Fino alla spiaggia. Va bene, ragazzi, penso che faccio un piccolo taglio e ci rivediamo direttamente lì. Eccoci qua, You ragazzi. pathetic wretches! Don't make me laugh! Don't worry about those sad sacks. Oh, abbiamo pure Chris che esulta per noi, ottimo. Allora, invece ve lo scordate, eh. Ok, siamo già in testa. Per poco stavo andando. Cazzarola che ho fatto. Mannaccia. Dobbiamo conquistare il titolo di leader della spiaggia. Ok, vai, vai, Jimmy, Jimmy, vai, che ce la fai? Sulla ruota vorrei cittare, però essendo un gioco simile a GTA dovremmo elevati. Dai. Scusate, ma l'ho dovuto fare. Lo so, ha senso ingiustificata, ma non ha capito che stiamo per battere il titolo. Quindi non è che posso. Così può. Cazzo.
Vamos. Ehi, non ce la facciamo, non siamo stati. Dai, 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 dai. Jimmy, hai fatto l'impennata, però muoviti. Sì, 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 dai, dai, dai. Olè, perfetto. Cioè, perché proprio sul petto di Casey, scusa? Good job. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Perfetto, ottimo. Promossi. Simple. Ok, abbiamo pure la missione qui. Vabbè, ragazzi, io direi andiamo avanti a sto punto. Andiamo avanti. Rissa in spiaggia. Chissà che cosa sta a significare la rissa in spiaggia, guardate. Chissà. Yeah, you want to get a C-785, then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was going to get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on. Hey, give me that back. Hey, Jimmy. You want some help handling those losers? Uh-oh, little Mr. Hookie, you are gonna get in trouble. Ok, molto bene ragazzi, quindi dovremmo fare questa cosa qua giù. Allora, possiamo andare avanti. Che cazzo stai facendo, Jimmy? Ok, bene. Allora, riprendiamo lo skateboard e andiamo esattamente molto, ma molto. Ah, eccoci qua al faro. Dove possiamo salire? Eccoci qui. Ah, perfetto. Get out of here! Poor people have more fun because they're more real. Ok, vai, fatti sotto. Am I really the best dressed at Bullwhip? Trash. Ok, uno, due e tre. Perfetto. I'm gonna leave skid marks. Get back here, Dork! For real, you are so dead! Scusatemi. I'm a razor head clean off, pal! Ehi, che fai? Destro, sinistro. I'll make you pay for this for the rest of your life! Addirittura? Solo meno coi fighetti e coi grezzi, mi sa ho avuto un po' più successo, ragazzi. Sì, sì. Direi proprio sì. Gara di bici. Mi dispiace, ma mo non posso. Va bene, ragazzi. Allora, fammi vedere dove sta la prossima missione. Fammi vedere la missione dove sta. È quasi vicino. Potrei anche non fare un taglio, guardate, volendo. Ah, perché dovrei essere a scuola, quello sì, è vero. Vai, Jimmy. Eccoci qui. Casa di Tal. Godiamoci. Stiamo andando avanti pure
In un video addirittura sto riuscendo a portarvi quattro episodi. Who's dumb now? I'm dumb, real dumb. Hey, hey kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Good boy. Thank you, thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Ah, da quanto tempo non ci si rivede con Russell? Con Russell, Russell. Sì, perché siamo noi abituati così in Italia a chiamarli così. Lui con la bicicletta, io con lo skateboard. È veramente una grandissima ficata questa. Come fa se... lo so. Vai. Quanto dista sta cosa? Ah no, è vicino, scusatemi. Chiedo venia se siamo stati così. Ma avete visto il glitch? Lancio un uovo attraverso le finestre, va bene. So Russell can smash you. Ah, nel frattempo lui è come difesa, eh. Oh hey no! Guys, I found Mother's it. Favorite Mapplethorpe. You're not going to get away with this. You get out there and find him. Okay. I see him. I see him. Mi vedi? Tosta però questa. Inside Russell's thick skin, beat heart of warrior poet. No, uova. Oh, yuck, it's all over the couch. I know you're out there. Jimmy, però che palle. Ok, occhio. Qui. Dear God, it's all over the wall. We'll find you yet. Go out there and find the mystery. Eh sì, come no che mi troverete, guarda. Come no. Who threw that egg? You're not going to get away with this. Oh no, mother's favorite Mapplethorpe. Ma non mi chiama la polizia, no? Everyone get that damn vandal! Sì, sì. Esco, no, no, col cazzo. Guarda quanta gente c'è. Ok, vamos! Molto bene, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo assolutamente fatta. Vediamo un po' la prossima missione. Aspetta, però quanto tempo ho a disposizione? 10 minuti. E la missione sta al molo. No, ragazzi, mi dispiace, ma penso che per oggi 3 episodi in una sola puntata penso che possono andare tranquillamente bene. Adesso torniamo a scuola, limoniamo un po' Casey. Non so se YouTube mi blocca il video, ripeto per la seconda volta, ma alla fine uno è anche per starsi un po' in compagnia, però dobbiamo andare avanti pesantemente con la serie. Però siamo pure, come si dice, siamo pure a buon punto, sì sì, infatti.
Ah, andiamo a salvare, sì. Salviamo prima. Salviamo prima. Poi faccio il taglio e ci rivediamo lì, ragazzi. Prima salviamo un attimo. Ok, vamos. Ok, ragazzi, faccio... Sì, ho ancora... Eh sì, dai, è possibile. Possiamo farlo. Possiamo fare un altro episodio. Ragazzi, faccio un taglio e ci rivediamo lì. Eccoci qui. Hello? You, boy, don't just stand there. Come and help. What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh, right. Ho a che fare con la famosissima pianta carnivora. No, esistono veramente nella realtà le piante carnivore, ragazzi. Fatti tagliare i capelli nel salone di coso. Ragazzi, scusate, però mi devo far tagliare i capelli. E come mai mi dovrei far tagliare i capelli? Scusami. Se mi ha detto che dobbiamo uccidere la pianta. Dai, quelle case. Ah, e vabbè, ragazzi, faccio un piccolo taglio, ok? Eccoci, appena arrivati. Appena arrivati, subito ci rompono le palle. Allora, tagliamoci i capelli. Guarda, sì, lo voglio... Eh sì, perché lui è così, Jimmy è così, è ramato, ragazzi. È così. Entra nella Warthick House travestito da fighetto. Infatti siamo vestiti da fighetti alla fine. Aspettate, senza fare tagli, vado a prendere... Sapete che vado a prendere? Vado a prendere proprio il... Come si chiama? Il bus. Eh sì, dobbiamo entrare a scuola. Faccio nessun taglio. Facciamo veloce veloce. Perché già adesso l'ho fatto il taglio. Per non evitare troppi spezzoni. Perché mi pare che lo Share Factory, ragazzi, si prende solo ed esclusivamente massimo 16 per spezzoni. Però può andare bene. Allora, siamo travestiti da fighetto. No, quello di Gratta Checca è fighetto, attenzione. Non siamo nell'universo Simpson. Sono già le 7 di sera. Più in fondo, più in fondo. Did you get those designer shoes I showed you? I can't wait. Allora, eccoci qua. Mi pare che non era una missione stealth questa. Parla con me. Totally dig me if I had a car. Hey buddy. Looking sharp. Nice shirt. Is that aquaberry? Sure thing. Trova la pianta tanto apprezzata e distruggila. Però è meglio che camminiamo per non destare sospetti.
per non destare sospetti, well, ragazzi. Lo so. Work? What a bastard. Purtroppo mi ricorda alcune missioni anche di Hitman, che dovevamo essere così, ragazzi. Sì. Silenziosi e non destare troppi sospetti. Peccato che non ho mai finito la serie di Hitman. Voi mi dite cosa c'entra con Bully, però. Perché lo stile grafico questo è. Lo so, non è facile. Qualcosa mi dice che devo scavalcare. Ah, ecco. So I asked mother, why can't I access my trust fund yet? I mean, I'll be 18 in a couple of years anyway. Perfetto, non stiamo destando sospetti. Fatta eccezione di due o tre cosine. Eccola la pianta carnivora. Usa il veleno per distruggere la pianta. Optimus. Madonna, mi sembra il rumore di un clicker, ragazzi. Oddio. Non è il vandalismo. Ragazzi, ho voluto iniziare sta missione perché purtroppo l'altra riguardava la box e la box mi ci vuole troppo tempo. Prep power on your tuchus. All right, fisticuffs it is. It's time I show you my Shaolin training. Get that badly dressed social reach. Ok raga, io scappo, eh. Ah no, vabbè, scriptata sta cosa. Get out of my face. Dobbiamo per forza prenderlo a pugni. Move, bitch. Che cavolo fai, Jimmy? Dai. Move. Fighting machine is out of gas. Back off! There's no reason to hit mom, dad. Okay. Possiamo andare via, via, scappa, Jimmy! Potremmo andare di qua. Perché non mi fa uscire, dai! Ho fatto tutto. È stato fatto tutto. Ok, non mi domandate come ho fatto. No, aspetta, vediamo se posso cittare. Che non ho molto tempo. E purtroppo no. Ok. E dai. Dai, Jimmy. Purtroppo sì, dobbiamo combattere, raga. Te pareva. Dai, pure mi sono glitchato. Ok, un bel calcio nelle palle. Ok, vai. Tosta. Ai. I don't know why they say poor people make them.
dai. Ho capito che questo non moriva. Ho scaduto pure il tempo. Guarda se ti vai a glitchare. Ok, perfetto. Ragazzi, abbiamo pure finito il tempo a nostra disposizione. Ok, perfetto, abbiamo finito. Ok ragazzi, io direi che per oggi, la puntata di oggi può andare bene così. Siamo riusciti a fare una giusta causa. Sì. Possono sfottermi, l'erba ti rallenta. I grezzi fanno sempre così. No, quelli sono i fichetti. Sono i fichetti. Molto bene, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Adesso andiamo, perché così dormiamo pure, perché abbiamo finito per oggi. Per oggi è andato veramente ottimo. Oggi è andato per le stelle. Davvero ottimo. Innanzitutto dormiamo. Perfetto, sono contento che stiamo andando avanti. Salviamo. Molto bene ragazzi, io il video lo posso pure chiudere qua con questo stile. Possiamo dire che abbiamo finito. Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.